Era arrivato il momento di sostituire il mio oleo MAC, ormai era arrivato alla frutta, e ho scelto un qualcosa che mi potesse andare bene. Mi serviva un decespugliatore potente, il peso non mi interessava perché l'ho acquistato spalleggiato, poi vi spiego il perché. La mia scelta è ricaduta sul Fuchstech MS152T, l'ho appena acquistato su Amazon. A me serviva un decespugliatore potente da sfalcio, il peso era l'ultimo dei miei problemi perché avevo già deciso di acquistarlo spalleggiato. È appena arrivato, non l'ho ancora acceso, lo vediamo insieme, facciamo un'analisi tecnica. Arrivo dall'esperienza di qualche tempo fa dell'Active Brutale, che è il top sul mercato, ma è professionale. Arrivo dall'esperienza dell'Ego Power, che è a batteria, che uso tuttora, spalleggiato anch'esso, e quindi per me lo spalleggiato è la ovvia conseguenza della mia prossima scelta, che è questa. Vediamo tutto dopo la sigla e ci sono alcuni particolari che vale la pena approfondire. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Allora, 52 cc di cilindrata, 3 cavalli di potenza. Dopo l'Active Brutale, questo è il più potente che io abbia mai provato. È di origine cinese, il costo non mente, nel senso che costa 150-160 euro, è davvero poco, però Fuchstech è un'azienda tedesca. Alcuni particolari tradiscono l'origine, lo vediamo insieme tra un attimo, però ci sono alcuni componenti che mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso, insomma. Tenete conto che devo ancora metterlo in moto e quindi poi vi parlo anche di come si fa la miscela, vi parlo della dotazione tecnica e vediamo un attimino nei dettagli tutto quello che c'è da vedere. Mi ero talmente innamorato del modo di utilizzare lo spalleggiato, l'avevo provato sull'Active Brutale, ma prima ancora, ma lo provo ancora tuttora perché ce l'ho in dotazione, l'Ego Power a batteria spalleggiato ed è eccezionale. Io mi sono convertito completamente ai decespugliatori a batteria, agli utensili in generale, ma alcune lavorazioni non si possono fare. Per esempio, su quelli a batteria, almeno sull'Ego che ho io, non posso cambiare testina, non posso mettere il macinone, non posso mettere la tripletto, tutte testine che metteremo su questo perché è perfettamente compatibile. Quindi a me serviva un decespugliatore veramente da fare un lavoro pesante. Vediamo un attimino come si presenta il Fuchstech. Questo, come vi dicevo, è il più grande degli spalleggiati di questa azienda. Spezzo subito una lancia a favore della Fuchstech. Ho avuto un problema di gestione con il decespugliatore, nel senso che per errore ho ordinato su Amazon sempre quello la 62, che però non era spalleggiato, mi sono proprio confuso, quindi mi è arrivato, l'ho restituito, ho avuto un rapporto abbastanza stretto con l'azienda, un ottimo supporto, ve lo assicuro, rispondono velocemente tramite la piattaforma di Amazon, quindi vi posso già dire che l'assistenza c'è, almeno quella commerciale, quella tecnica ovviamente non ho avuto ancora modo di provarla, però è un'azienda che esiste e questo è già un bell'andare, ve lo dico subito. Allora, vediamo un po'. Ecco, filtro dell'aria, abbiamo questo quadrato, ovviamente questo si soffia per un po' di volte, poi a un certo punto bisognerà cambiarlo. Ecco, come vi dicevo, c'è molta plastica, e questo tradisce un po' il fatto del costo, insomma. Vi faccio vedere un particolare. Vedete, la leva di rinvio del carburatore è in plastica, su quello che avevo prima era in metallo. Sono sciocchezze, sono particolari, magari questa durerà 10 anni, però giusto per farvi vedere un po' la differenza tra una marca e l'altra, tra un prodotto e l'altro, di categorie diverse ovviamente. Tutta la copertura è in plastica, mi è piaciuto molto il sistema di sblocco della candela, vedete, si prende bene. Avevo già smontato la candela perché sono curioso. In dotazione c'è questo pratico astuccio con dentro tutte le chiavi perché lui arriva smontato dal supporto, i vari spezzoni dell'albero di trasmissione, arriva smontato e quindi all'interno c'è veramente di tutto e anche tutte le brugole che occorrono. È fatto bene da quel punto di vista. Ecco, la candela è la Torque BM6A. Questa è la stessa marca di quella che ho sul tosaerba e si trovano abbastanza facilmente. Le trovate su Amazon, su eBay, le trovate su AliExpress. Insomma, la campana del cambio arriva smontata ed è in lega. Il corpo motore arriva anch'esso smontato dallo zainetto e adesso lo analizziamo insieme. Anche questo supporto motore, al pari di quello che abbiamo visto sull'Active, poggia su quattro molle molto robuste e queste quattro molle appoggiano su una slitta. La slitta a sua volta ha un doppio sistema, vedete, con altre tre molle di smorzamento delle vibrazioni. Questo è molto interessante, devo ovviamente provarlo sul campo, vedere come risponde, però avere due staffe con doppi ammortizzatori, secondo me è interessante come cosa, bisogna solo vedere poi all'atto pratico come risponde, ma questo lo vediamo dopo nel campo. Un particolare sull'albero di trasmissioni: della sezione di circa 6 mm è molto robusto. Attenzione quando lo montate perché questa parte
parte con il foro va montata sulla campana del cambio, mentre la parte con la guarnizione, lo vedremo dopo, va montata invece sul primo spezzone dell'asta di comando. Il montaggio è molto semplice, ovviamente tutta la bulloneria è compresa. Vedete, ah ecco, solo un particolare voglio farvi notare. Voi sapete che a me piacciono i particolari, poi magari mi perdo su cose più grandi, ma questa volevo farvela vedere. Tutta la bulloneria è composta da bulloni a brugola zigrinati, quindi si possono evitare a mano, ma ciò che voglio far vedere è che hanno la doppia rondella, quella normale di tenuta e quella spaccata, che serve per non far svitare il bullone. Quindi una volta che è in posizione lui prende tensione e non si svita più. Tutti i bulloni in dotazione sono fatti così. Piccolo particolare, mi premeva farvelo vedere. Il motore è dotato della funzione Easy Start, quindi a detta del produttore con 2-3 tirate di funicella il motore va in moto. Il primer è qua sotto, sotto al carburatore, e abbiamo ovviamente la leva anche qui per partire a freddo, partire a caldo. Serbatoio della miscela, la miscela è un 2,5%, dopo vi faccio vedere come si fa. È semplicissimo perché hanno dato in dotazione un recipiente graduato dove non ci si può sbagliare. Ora vi faccio vedere il resto della componentistica. L'asta di comando è completa di tutti i pulsanti che ci si aspetterebbe di trovare su un decespugliatore moderno. Ha un aspetto un po' plasticoso e ve lo dico subito, non dà quella grande sensazione di robustezza, però lo vedremo poi nel tempo. Ovviamente da quest'anno in poi ogni accessorio, ogni utensile che io acquisto, periodicamente, almeno una volta all'anno, ogni due, farò un video per vedere poi come si comporta a distanza di tempo, perché da nuovi funzionano tutti, sono tutti perfetti. Qui abbiamo la prima sicurezza, se no non funziona l'acceleratore. Poi abbiamo l'acceleratore automatico, si preme e lui rimane leggermente accelerato. Per scollegarlo basta di cliccare. Poi abbiamo ovviamente il pulsante di accensione e spegnimento. È tutto qui, tutto molto semplice. C'è il maniglione da montare, perché arriva smontato, insieme alla parte sottostante. La prima parte dell'asta di rinvio, come dicevo, si infila qui dentro, però fate attenzione, per infilare questa sezione bisogna togliere completamente questo bullone, altrimenti non entra, perché vi è una scanalatura qui dentro e fa da sede per il bullone. Quindi smontatelo completamente e lui entra tranquillamente. C'è una guarnizione di tenuta. La cosa che vi volevo far vedere è questa. Allora, l'ultimo pezzo dell'asta, vedete questa che si infila poi su quello che ho appena fatto vedere, ha un alberino a 9 righe ed è di dimensioni generose. Termina con la classica testina, non è grandissima, però sappiate che le testine si possono intercambiare, quindi dovesse rompersi o volessimo prendere qualcosa di un pochino più professionale, togliamo questa, mettiamo l'altra. Il diametro dell'asta è da 26 mm, quindi questo vi può venire comodo qualora dovete cambiare la testina. Una cosa buona che vi volevo far vedere, mi è piaciuta molto, è che qui sulla testina, visto che va ingrassata periodicamente, vi lascio qui la copertina del video, altrimenti con l'usura si spacca, ho trovato un ingrassatore. Generalmente c'è un bulloncino, si toglie, si infila la punta conica del grasso e si spruzza dentro, però in questo caso ovviamente dobbiamo avere un ingrassatore, una pistola a mano o pneumatica per chi è più attrezzato, e si ingrassa periodicamente con il grasso bisolfuro di molibdeno. È un grasso specifico, costa veramente pochi soldi, 3-4 euro, ci fate tutta la vita. Se non avete un ingrassatore, lo svitate, infilate la punta conica del tubetto e lo ingrassate. Quindi però è una cosa in più, mi è piaciuta molto questa. In dotazione Fuchstec con questo decespugliatore ci dà una testina batti e vai, che proveremo con un filo da 2, e lo apro qui con voi, una lama triangolare. Queste sono lame di quelle economiche, le trovate a 10 euro, 7 euro, sono veramente da pochi soldi. Però se non avete altro in casa, siete le prime armi, questa vi può venire veramente comodo per tagliare rovi, per tagliare rametti, per tagliare roba abbastanza corposa, mentre con la testina batti e vai tagliate l'erba tranquillamente. La parte sottostante della testina è di plastica, questa è una testina di quelle economiche. Allora, leggevo un po' di commenti su Amazon di chi l'ha acquistato, c'è chi non l'ha neanche provata questa, ha montato direttamente la propria testina, e lo capisco. Se uno già ha un po' di attrezzatura in casa professionale, se è un professionale ovviamente bypassa il tutto e si monta la propria attrezzatura. Ecco, questa è una cosa molto buona, nel senso che questa testina accetta tutto ciò che noi abbiamo in casa, è universale. Ad esempio, se io volessi montare la tripletto, eccola qui, vedete, monto la tripletto, avvito e io lavoro. Se volessi montare il macinone, ecco qua, vedete, è perfettamente compatibile. Io inizierò a fare il test non tanto con quella triangolare, perché so benissimo come funziona, ma con questa. Voglio vedere come va, dopodiché installerò la mia tripletto con filo da 4 mm pentagonale e il macinone, perché ho dei rovi da macinare. Finisco il montaggio
e facciamo la prima accensione insieme. Prima di quello vedremo come si fa la miscela, la giusta percentuale, perché è importante. Come vi dicevo, questo decespugliatore qui, il Fuchstech MS152T, necessita di una miscela 41, ovvero un 2,5%. In dotazione c'è questo contenitore e mi avvicino, spero che si veda. Qui abbiamo due aste graduate. A sinistra abbiamo il 25:1, che non è il nostro caso. A destra abbiamo il 41. Se prendiamo in considerazione questo è il 41, in cima abbiamo due righette. Quello in basso indica la quantità di benzina, benzina pura. Quello in alto invece indica quanto olio ci dobbiamo mettere. Quindi ci si mette su un piano, si fa il pieno fino alla righetta sottostante di benzina. Dopodiché si usa l'olio due tempi e un olio specifico. Ora non guardate la confezione, io è un po' di anni che ce l'ho. Io uso l'Alpina, questo qua è un olio sintetico, due tempi specifico per motori a due tempi, motoseghe, decespugliatori e quant'altro. Versiamo tanto olio quanto ce ne serve. Siamo arrivati, abbiamo fatto la percentuale corretta, quindi questo veramente è a prova di errore. Una volta abbiamo fatto questa operazione, bisogna miscelare, perché vedete l'olio si è depositato sul fondo, e possiamo fare il pieno. Ora insieme a voi facciamo la prima accensione. La sequenza è la seguente, ovviamente molto semplice: si mette il pulsante su on, si danno 8-9 pompate col primer qua sotto, si chiude la farfalla, deve essere su chiuso, io l'avevo già messa prima, sotto è aperto, sopra è chiuso, e adesso vediamo cosa succede. Secondo le istruzioni ora io dovrei aprire la farfalla e vedere che succede. L'ho spento io. Bisogna farlo scaldare una decina di minuti. Vabbè, siamo in rodaggio, ci sta. Faremo come dicono loro. Poi in realtà, una volta abbiamo preso il via, non è che stiamo 10 minuti col motore acceso. A parte l'inquinamento, è proprio uno spreco di benzina. Mi preparo, mi regolo lo zainetto e andiamo a provare il filo originale con la testina batti e vai. Bene, iniziamo subito con un'erba alta, una quarantina di centimetri circa. Allora, la sua batti e vai va abbastanza bene, devo essere sincero, eh? Questa è circa un metro quella alta, però sono pochi fili. In realtà quella fitta è di circa 40 centimetri, ma tenete conto che fino all'altro ieri è piovuto, quindi è un po' umido per terra. A riprova di ciò, vedete che le mie scarpe sono bagnate, quindi non è proprio un'erba leggera, eh? Ora monto la tripletto e provo un po' di canne, è un pochino più strong quel filo, un 4 mm pentagonale, è un altro lavoro, può fare un'altra cosa. Il secondo test lo voglio fare con la tripletto, l'ho appena montata, fili da 28
divisi in due spezzoni da 14 l'uno, doppi ovviamente, quindi abbiamo 6 fili, diametro 4 mm pentagonale. Questo l'avevo provato un paio di anni fa, è Abrek, vi lascio poi il link in descrizione se vi interessa. È un gran filo, funziona molto bene, è per sfalcio molto molto pesante, eh? E in questa configurazione qui l'ho utilizzata soltanto sui due Active che ho provato, che erano potentissimi ovviamente, e all'inizio lo provai sul mio Oleo Mac, poi col tempo si degradarono le prestazioni, quindi alla fine ho dovuto togliere uno spezzone, lo utilizzavo solo con 3 fili, quindi il 3 cavalli che ho sotto qui dovrebbe gestirlo tranquillamente. Adesso vediamo un po' come va. Sono fermato perché volevo farvi vedere qui sia il risultato sul filo che sulle canne. Ecco, guardate, ovviamente non è il lavoro di questo filo, tagliare canne, qui bisogna usare una lama, magari quella a 3 in dotazione, questa va benissimo, però vedete, se ci si ritrova nel campo si trovano un po' di canne, tronchetti e quant'altro, ecco, non è che ci si tira indietro, si va avanti a lavorare. Vediamo un po' il filo com'è. Ovviamente ho tagliato poco, ho tagliato pochi minuti, non è un test completo, però giusto per capire che tripletto più filo da 4, questi pochi minuti che ho fatto, non ho avuto danni assolutamente. Ora provo il macinone e poi chiudo il video. Sul macinone dobbiamo fare un lavoro un po' più pesante. L'ultimo test lo farò qui. È una situazione tipica di un sottobosco che è stato un po' abbandonato, quindi abbiamo rovi, abbiamo arrampicanti, abbiamo erba, abbiamo un po' di tutto. Vediamo un po' come va. Pochi minuti, dopodiché tiriamo le somme. Questo è un lavoro che devo fare poi a tempo pieno io per qualche giorno. Questo è il sistema, o si passa su con una trincia, ma dentro ci sono dei tronchi ancora a vista, quindi non si può fare quel lavoro lì, bisogna farlo a mano. Questo è il cespugliatore, con il macinone che ho appena affilato, ho visto che va abbastanza bene. È un lavoro lungo, è un lavoro faticoso, ma si può fare. Torniamo alla base e tiriamo le somme. Allora, ricapitoliamo, 52 cc, spalleggiato, 3 cavalli di potenza, 167 euro, c'è il coupon adesso, insomma l'ho pagato 152 euro, è per hobbista ovviamente, non stiamo parlando nulla di professionale, non stiamo parlando sicuramente di un prodotto per chi lo fa di professione, ma io sono soltanto un privato che ha tanta tanta terra e tanto verde, quindi mi serve per sfalcio anche pesante, e quindi questo l'ho reputata una buona scelta per me. Allora, vediamo un attimino i pro e i contro. Potenza da vendere, non ho avuto problemi, avete visto anche col macinone. All'inizio con la testina batti e vai ho preso un po' paura perché l'ho sentito un po' imballato i primi minuti, poi si è sciolto, probabilmente è successo qualcosa, fatto sta che ha cominciato a girare bene. Il top me lo ha dato con il macinone, l'ho lasciato montato, questo ho lavorato, addirittura a un certo punto ha beccato un fil di ferro, ha spezzato pure quello, non gli interessa proprio niente, quindi potenza ne abbiamo da vendere. Peso non ve l'ho ancora detto, pesa circa 8 kg pieni, ma di questi 8 kg l'ho pesato, 7,2 kg sono sulla macchina e circa 1 kg è l'asta, quindi è più che fattibile insomma. Veniamo adesso a due sciocchezze che ho rilevato e ve lo voglio dire. Una è che un paio di volte mi si è spenta per errore, per il semplice fatto che qua il pulsante è troppo vicino alla manopola. Spostandosi può capitare di inavvertitamente incastrarsi nell'interruttore e spegnere la macchina, non succede nulla, il problema è che poi bisogna tirare giù lo zaino e rimetterlo in moto. L'imbrattatura
imbragatura, adesso ve ne posso parlare perché l'ho provata, è ben imbottita, eh? Non è nulla di trascendentale, non è nulla di alta moda, ma è imbottita, va bene. L'unico difetto che ho trovato è che ogni tanto mi si sganciano questi laccetti qui, quindi voi mettete una bretella, andate per tirare sull'altra e questo si sgancia, quindi dovete tirare giù tutto e rimetterlo al suo posto. Ora devo trovare il modo di fissarla in qualche modo, perché una volta che uno ha trovato la propria posizione con la propria larghezza, basta, non si toccano più. Queste dovrebbero essere fissate qui in qualche modo. L'atto di indossarlo non è il più semplice del mondo, cioè da fastidio, però una volta che è sulle spalle 7 kg è ben bilanciato, si ha tutto il peso sulle spalle, si lavora bene. Non ho avvertito grosse vibrazioni, i due gruppi di ammortizzatori hanno lavorato abbastanza bene secondo me, non ho avvertito grosse oscillazioni, naturalmente qualcosa fa, ma non è assolutamente fastidioso per la schiena. Tenete conto che io ho lavorato mezz'oretta, giusto per fare la presentazione del prodotto e quant'altro. Da domani, se il tempo tiene, comincerò a utilizzarlo in modo massivo, perché avete visto che ho tanto tanto da tagliare. Quindi se dovessero uscire nuove problematiche, ovviamente farò un video accessorio e aggiungerò. Qui abbiamo la marmitta, ora che ho lavorato una mezz'oretta è abbastanza caldo, questa è tutta plastica, anche la copertura a griglia che sta sulla marmitta è di plastica, ma lo era anche nell'altra macchina che avevo professionale, quindi tutto sommato vedo che fanno tutti così e va bene. Consumi, non vi posso ancora dire nulla sui consumi, però è un 52 cc 3 cavalli, quindi di sicuro consuma più di un 30 o di un 25, lo mettiamo in conto, però questa è una macchina che serve a chi deve fare lavori anche con accessori. Una piccola nota di elogio va su questa battivai, io l'ho usata poco ma non mi ha dato problemi, quindi secondo me varrebbe la pena utilizzarla finché va, poi il giorno che si dovesse rompere si butta via e con 15 euro si compra qualcosa di un pochino più professionale. Ma già che c'è, non ho provato il disco a tre lame, adesso non ne avevo bisogno, ma tanto è un organo di taglio abbastanza semplice, non c'è nulla da dire. Per il resto vi lascio il link in descrizione se vi volete andare a vedere le caratteristiche tecniche, i commenti di chi lo ha già acquistato. La maggior parte si è trovata bene, ha un buon punto come stelle, qualcuno ovviamente si è trovato male, a volte ci sono anche delle macchine che nascono male e quindi, però come vi dicevo ho avuto modo di sentire l'assistenza, di parlarci e mi sono trovato bene, mi ha fatto piacere, è una ditta tedesca ma sono molto puntuali nel rispondere, insomma. C'è anche la filiale in Italia, il fuchstech.it. bene, è tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e a breve mi arriverà un'altra testina molto molto interessante, la proverò ovviamente con questo decespugliatore. Condividete con i vostri amici, salvate il video se vi può far piacere, se vi serve una macchina con queste caratteristiche fateci un pensiero, perché con 150 euro oggi non comprate assolutamente nulla. Ribadisco, questa è per hobbisti, non è per professionisti, però una volta che uno lo sa quello che sta acquistando. Vi auguro una buona giornata.